Addio ad Anna Maria Fagarazzi, una testimone sincera che con instancabile impegno ha raccontato il dramma delle foibe e l'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia delle popolazioni italiane di cultura veneta in fuga dalla persecuzione etnica da parte dei partigiani jugoslavi. Dramma che visse da bambina e che per tutta la vita ha testimoniato instancabile compassione per la sua terra perduta, con commozione per chi non è sopravvissuto, per i martiri delle foibe. Ho visto cose terribili, mister. Cose terribili. Qui siamo nel cimitero maggiore di Vicenza, nel giorno del ricordo del 2022. Anna Maria Fagarazzi, dall'alto dei suoi 86 anni, si commuoveva, aveva la voce rotta dall'emozione, da un dolore irrimediabile. Eppure, con carattere ed orgoglio, continuava a insegnare l'amore per l'Italia e per la libertà. Una testimonianza viva finché ha avuto vita, per non dimenticare la tragedia delle foibe. I figli di quella terra sporcata da sangue innocente cercarono riparo in Italia e anche Vicenza li accolse nel villaggio Giuliano Dalmata. Anna Maria Fagarazzi, nei suoi aneddoti, con la sua voce portata nelle scuole e nelle piazze, ha parlato per chi non c'era più. Che le sue parole restino come testimonianza di quel che è stato, perché non succeda mai più. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Ma anche quelli che hanno fame e sete di giustizia. Abbiamo rinunciato a tutto per amore della patria e dell'Italia.